Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo di produttività. Sappiamo tutti che per raggiungere uno o più obiettivi, per seguire dei progetti che richiedono una fonte di energia superiore al normale, è importante avere degli schemi, delle abitudini che ci permettono di raggiungerle. Quindi oggi ti esporrò 8 metodi di produttività che utilizzo io ogni giorno e che sono a portata di chiunque, e anche tu puoi iniziare a utilizzarli da oggi stesso. Quindi resta con me. Alle volte, se si segue uno o più progetti che richiedono una mole di tempo superiore al normale, ci ritroviamo incastrati in questa sorta di gabbia temporale in cui non abbiamo tempo di seguirli, perché ovviamente il nostro tempo è limitato e purtroppo, a causa di cattive abitudini che abbiamo, non riusciamo a schematizzare, non riusciamo a organizzare il nostro tempo in maniera produttiva. Quindi è importante dare alla nostra mente degli giusti input, dare alla nostra mente dei percorsi da seguire per farla andare nella direzione giusta. Questo lo possiamo fare tramite alcuni facili metodi, alcune facili applicazioni che io utilizzo giornalmente e che oggi condivido con te. Allora, la numero uno è sicuramente Todoist. Todoist è un'applicazione per le task giornaliere, ma è più potente di quello, sicuramente la conoscerai, ma non tutti sanno che ha una potenza superiore a quello che mostra. Infatti con Todoist puoi utilizzarla anche a titoli aziendali, puoi utilizzarla per tutti i progetti che stai utilizzando e anche con i collaboratori per avere un ecosistema produttivo all'interno del tuo telefono, del tuo browser o del tuo computer. E per utilizzare Todoist al meglio, io ho, diviso l'applicazione in due parti, una parte verticale e una parte orizzontale. In quella verticale ci sono tutti i progetti che seguo, in quella orizzontale ci sono tutti i sistemi del progetto, tutti i blocchi del progetto che devo completare. Noi, poi c'è una piccola casella che indica l'emergenza che sono assegnate a me, perché utilizzo ovviamente Todoist anche con i collaboratori, tutte le persone con cui lavoro, e quelle task assegnate a me devono avere un arco temporale, oggi o domani o comunque durante il mese in cui devo completarle. Quindi nel mio blocco personale avrò la task dedicata a me e con l'arco temporale che devo completare. Se una task è assegnata da completare entro oggi, non importa che ora andrò a letto, quella task dovrà essere finita. Poi, dopodiché, in base al mio calendario, andrò a eseguire tutti i miei progetti. Quindi, durante la giornata so esattamente cosa devo fare, quando lo devo fare e quando deve essere completato. Il secondo metodo di cui ti parlo è un metodo che forse avrei già sentito parlare se hai guardato in giro come essere più produttivo, e si tratta di eseguire le task mattutine, avere una routine mattutina. C'è chi come routine mattutina si allena, io a me non piace allenarmi la mattina, invece quello che faccio io quando mi alzo, oltre a farmi il caffè, è andare a vedere tutte le email, quelle di emergenza, e quindi togliermele subito dai piedi, andarle a rispondere immediatamente. Andare quindi a fare le task più veloci, più facili della giornata, quindi spendo i primi 60 minuti appena sveglio per togliermi, di torno tutte le task veloci, tutte le email di emergenza, in modo che poi avrò tutta la mattina libera per occuparmi di cose un po' più complesse a full immersion. Questa è la mia seconda abitudine produttiva. La terza, e ovviamente, ed è anche quella in cui poche meno persone ne parlano, è la delegazione, delegare ad altre persone. Perché, ragazzi, per quanto possiamo essere produttivi, la nostra giornata sarà fatta sempre di 24 ore. E in 24 ore, ovviamente, dovremo anche dormire, dovremo anche occuparci di noi stessi. Quindi, ovviamente, per quanto possiamo essere produttivi, a una certa abbiamo sempre un limite materiale. Per superare questo limite materiale di tempo, l'unico modo è delegare. Si può delegare tramite software, si può delegare tramite persone, si può delegare in tanti modi. Quindi, per delegare, dovrai andare le task più, meno importanti, o comunque che non hanno, richiedono la tua personale attenzione, le andrai a delegare ad altre persone. Assistenti virtuali, magari assistenti virtuali, ragazzi, si trovano con $200 al mese dalle Filippine all'Indiana, se ne trovate un sacco su Fiverr, o se dovete fare un logo, ok? Facciamo un esempio di delegazione,
Anche se sapete usare Photoshop, vi sapete arrangiare, perché io per esempio mi so arrangiare con Photoshop, non sono grafico, ma se devo fare qualcosa la posso fare, però fare un logo magari mi richiede 1-2 ore o 3 ore in base a cosa devo fare, quando io posso andare su Fiverr con $5 posso farmi fare il logo da qualcun altro. Voi dite sì, ma perché devo spendere $5 se posso farlo io? Ragazzi, ma se spendete 3 ore del vostro tempo valgono $5? Dovete ragionare questo, $5 sono più o meno 4 euro, che okay? non so a mente il cambio ufficiale. Voi lavorereste 3 ore per 4 euro? Se io vi assumo, vi dico lavorate per me, vi do per 3 ore di lavoro 4 euro tutti i giorni, lo fareste? Se lo fate, mandatemi un'email, trovate un'email nei contatti, perché sono interessato. Perché quando fate questo, quando fate un logo e impiegate 3-4 ore del vostro tempo, state lavorando per 1,50 euro l'ora. Non importa se state lavorando per voi stessi, è sempre tempo che state spendendo, che state lavorando. Quindi andate su Fiverr, andate dove volete, spendete $5, ma anche $10 e fatevi fare quel logo. E questo vale a tutti i servizi. Se non è un lavoro, diciamo, mi richiede del tempo che non sono disposto a spendere, che in cui non sei disposto a lavorare per qualcun altro per quel ritorno economico, io non lo faccio, lo faccio fare a qualcun altro e lo pago. Quindi dovete prima di tutto capire quanto vale il vostro tempo. Voi pensate a quanto sei disposto a lavorare a forma oraria per qualcuno, a quanto farei una consulenza oraria, perché cercate di capire quanto vale la vostra ora per voi. Per me le mie ore valgono un tot, ok? E so che se io in quell'ora, in quelle 2-3 ore che devo fare qualcosa, andrei a spendere di meno del valore che ho dato alle mie ore facendola fare a qualcun altro, io la faccio fare a qualcun altro. Ma anche perché cioè, è sensato, no? Se per me un'ora vale €100 e fare un logo mi richiede 2 ore e ne spendo 10 a farlo fare a qualcun altro, è ovvio che a convenienza mi conviene farlo fare a qualcun altro. Questo è il terzo modo. Il quarto modo, ragazzi, è avere un calendario ben organizzato. Se siete delle persone che seguite due progetti, che magari lavorate anche, quindi lavorate, seguite i progetti, avete meeting, avete task da fare, dovete avere un calendario settimanale ben preciso, ben organizzato. Io so che nel mio calendario ci sono dei giorni in cui li dedico alle mie faccende personali, le ore che dedico alla mia vita personale, ore che dedico a dei meeting, che dedico a degli incontri, ore che dedico a determinati progetti, ore che dedico ad altri progetti. È importante avere un calendario giornaliero ben organizzato e, se è possibile, cercare di avere delle routine settimanali. Quindi, o magari se dedicate un giorno a determinate task, fate ogni settimana quello stesso giorno, in modo da avere una mente organizzata e avere un sistema funzionale e abitudinario. Il quinto modo che utilizzo per essere sempre produttivo è la full immersion, cioè quando io vado a fare delle task, se per esempio sul Todo List ho il progetto X e decido che vado a sbrigarmi al progetto X nella prossima ora, quella ora io andrò a fare solo quello, non andrò a controllare le email, non andrò a guardare gli altri progetti, non andrò a guardare nient'altro, non andrò a fare nient'altro, ma farò una full immersion, in modo che posso fare il più possibile in quell'ora e non sprecare il tempo, perché ovviamente se io oltre a fare quello comincio a guardare l'email, comincio a fare tutto, perderò il triplo del tempo, in quanto invece se faccio tutto quello e poi vado a vedere l'email, magari in 1 ora e 5 minuti me ne esco, invece saltando dall'email al progetto magari mi richiede 2 ore. Il sesto modo ed è un po' meno convenzionale di quello che si suggerisce solitamente in giro, è avere dispositivi top gamma. Cosa intendo? Avere computer top, avere telefono top. Ovviamente, ragazzi, se lavorate in campo tecnologico, ok? Se lavorate, se avete un ristorante, trasformate questi dispositivi in cucina, in fornelli, in pentole, in cucchiai, in lavastoviglie, ok? Adattate il mio esempio nella vostra vita, nel vostro lifestyle. Cosa intendo con un dispositivo top gamma? Intendo che se dovete comprare un dispositivo che vi serve per lavorare, ok, qualsiasi esso sia, e costa €500, ma con €700 potete garantirvi delle prestazioni che sono molto superiori e soprattutto molto più durevoli nel tempo, spendete di più,
e prendetevi il dispositivo superiore. Questo perché? Perché se dovete lavorare con un apparecchio, un dispositivo che si blocca, un apparecchio, un dispositivo che vi dà problemi o che vi richiede tanto tempo per pulirlo, tornando al discorso di strande, è tempo che state sprecando a lungo termine. Se con un paio di centinaia di euro in più potevate avere un dispositivo, un apparecchio che vi richiedeva meno manutenzione, un apparecchio che durava più nel tempo, un apparecchio che si bloccava di meno. Questo, per esempio, io compro semplicemente dispositivi top in gamma quando faccio un acquisto. Uno, perché mi permettono di lavorare meglio, più veloce nel tempo, non ho problemi di blocchi dopo qualche mese, non ho problemi di crash, niente. E soprattutto mi danno anche un risparmio nel lungo termine economico, perché se io acquisto un computer di 500 euro e dopo un anno già comincio ad avere problemi, lo devo sostituire, per quello che devo fare io, se ne spendo 1000 mi durerà 3 anni facilmente. Quindi, e potrò anche rivenderlo, tra l'altro recuperare se nell'usato, se ne ho bisogno. Quindi c'è una certa convenienza. Il settimo, ragazzi, è l'alimentazione. Mangiate correttamente, perché se non abbiamo un corretto bilanciamento dei nostri nutrienti corporei, tra l'altro uscirà un video dedicato a tutta questa storia della forma fisica, non vi spoilerò niente, uscirà a breve. Se non abbiamo un corretto bilanciamento nutrizionale, non avremo mai l'energia per affrontare la giornata. Se stiamo a mangiare zuccheri tutto il giorno, se facciamo colazione con i cereali zuccherati, il latte, dove abbiamo una botta di zucchero, una botta glicemica altissima, appena svegliati, è ovvio che non affronteremo la giornata in modo produttivo. Perché non è, sì, la colazione deve essere importante, ma se mangiate solo zucchero è la stessa cosa anche a cena. I zuccheri dovete limitarli, soprattutto quelli ad alto carico glicemico. Se non sapete cosa significa, andate a cercare su Google, con il video adatto, questo che è un discorso molto lungo. L'alimentazione è importante perché è il carburante che ci permette di andare avanti, ed è importante mettere il carburante buono. Voi nella vostra macchina a diesel non mettereste mai la benzina e viceversa, quindi non fatelo nel vostro corpo. L'ottavo e ultimo modo di questo video, che è sempre correlato all'alimentazione, è quello di prepararvi più pasti in anticipo possibile. Perché se mettiamo caso mangiate 4 volte a settimana riso, va bene? Riso freddo, anche caldo per riscaldare, non ha senso cucinarlo 4 volte differenti e sprecare 4 volte il tempo necessario. Cucinatelo una volta, mettete 4 porzioni anziché una, conservatelo in frigo, tranquilli che rimane, quasi tutto il cibo rimane per molto tempo, e quando dovete andare a mangiare lo riscaldate, lo finite la preparazione e risparmierete così 4 volte il vostro tempo. Questo cercate di farlo, non è possibile vendere tutti i pasti, non è possibile per tutti i cibi, ma per quanto possibile cercate sempre di farlo. Questo vi permetterà di risparmiare molto tempo. Il segreto, ragazzi, è risparmiare un po' di tempo in ogni task, perché è ovvio che se per cucinare avete bisogno sempre un po' di tempo, è ovvio che per pulire avete bisogno sempre un po' di tempo, sono cose in cui il tempo materiale dovete averlo, però se riuscite a togliere 5-10 minuti a ogni task che fate, diciamo giornalmente, a fine giornata avete risparmiato un bel po' di tempo, un paio di ore sicuro, che potete dedicare a cose più produttive. Ragazzi, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, di mettere like, condividere il video se vi è piaciuto. Grazie a tutti quanti per seguirmi, vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti.